Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 30 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Luna malignetta ma non per voi. Malignetta la luna quest'oggi per molti, ma non per voi, che beneficiate del suo raggio e di quello di Saturno che l'accompagna con un sestile realizzativo. Stesso aspetto anche con il vostro astro guida Marte, al quale è legata da un super trigono di fuoco. In realtà un piccolo conflitto si annuncia anche nella vostra giornata, ma di minore entità. Sempre a casa del pianeta rosso che bisticcia in un gioco maliardo, con gli amici Venere e Mercurio, dunque tra partner e la vostra compagnia non corre buon sangue, qualcuno critica l'amato bene o i vostri figli, ma potrebbe accadere anche il contrario, è la vostra dolce metà a dirne di tutti i colori verso i vostri vecchi compagni di scuola o di lavoro, ai quali, nonostante il passare del tempo, siete affezionatissimi. Inizio di una storia d'amore, di un affetto, di un'amicizia, qualche amore preesistente si rafforza e si rinsalda. Potrebbero esserci dei colpi di fulmine, e le porte del nostro cuore aprirsi ad un amore inaspettato. Possibili nuovi incontri, nuove amicizie e soprattutto inaspettati. Poche prospettive nuove sia nella prima mattinata che nel pomeriggio. In serata possibili incontri con amici. Che però tenteranno di coinvolgervi in pettegolezzi. C'è una persona che vi è particolarmente cara e alla quale state pensando da tempo che oggi potrebbe aver davvero bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno. Potrai decidere di sposarti. Bene battesimi, comunioni, matrimoni. Alta energia. La giornata potrebbe essere davvero speciale per molti. Guardate sempre avanti, non fermatevi sulle apparenze e mettete un freno ai giudizi avventati. Molte cose di cui non vedete la soluzione potrebbero risolversi da sole. Con solo un pizzico di speranza in più. Occorre cambiare look, decisamente. Non che il vostro non vada bene, ma se volete fare colpo su chi desiderate dovete adeguarvi. Se il vostro pensiero è quello di non darvi una regolata a tavola, di certo state sbagliando, dovreste seguire una sana dieta e soprattutto fare più esercizio fisico. Se vi passerà per la testa di concedervi una serata fuori dagli schemi, sappiate che vi sta vicino e vi vuole bene e potrebbe innervosirsi e crearvi problemi e, come minimo, a essere feriti. Segreti e gossip stuzzicheranno la tua curiosità. Bene ciò che farai di nascosto. Possibilità di stringere nuove amicizie. Esci. Socializza. C'è qualcuno vicino a voi che nutre gelosia e invidia per voi, per annullarlo non dovete far altro che ignorarlo e proseguire per la vostra strada. Questa sera uscite e fate sfoggio del vostro fascino, non si sa mai, potrebbe essere il giorno giusto. Possibilità di incontri soddisfacenti in campo sentimentale. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Potreste ricevere informazioni interessanti da persone che vi scelgono come confidenti per la vostra notevole capacità di ascolto, comunque spiegategli che non potete essere voi a risolvere i loro problemi. Venere si mostra sempre benevola e positiva dal segno amico fraterno del Sagittario. Avrete l'occasione di migliorare se desidererete il rapporto con una donna vostra amica. In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensate. Per quanto riguarda il lavoro, i miglioramenti ci sono, ma attenzione alle spese per la casa, sono, forse, un po' troppe. Non sarete molto convinti delle vostre attività fino a che non dimostrerete che valevano la pena di essere approfondite. Ovviamente è come un cane che si morde la coda, fino a che non proverete non potrete dare una valutazione. Dipenderà soltanto da voi la buona riuscita di tutto il piano, perché è da voi che dipende la volontà di andare avanti, di coinvolgere persone, di convincerle ed infine di raggiungere il traguardo. Non sarà semplice all'inizio ma la giornata è lunga. Fortunati oggi dovreste ringraziare la luna che vi fa buon gioco e siete uno dei pochi segni che trae giovamento da questa giornata complicata. A tenerle compagnia c'è Saturno che la abbraccia, in buona amicizia con Marte nel vostro segno, dunque un ragionevole amalgama di azione e riflessione, di coraggio e moderazione.
vero che il pianeta rosso bisticcia con Venere e Mercurio in Sagittario, segni con cui è in conflitto. Lui però, mentre voi, griffati dallo stesso elemento fuoco, condividete interessi comuni e un sentimento di viva simpatia. Amore ed Eros. L'amore è idealizzato, a mezza via tra sogno e realtà. Se l'amato bene vive lontano e si trova fuori casa per lavoro, la voglia di stargli accanto vi prende come una fiammata. Coraggio, a tenervi compagnia ci sono gli amici pronti per una cenetta. Cari Ariete, in amore nel corso delle prossime ore meglio fare chiarezza e dire quello che pensate veramente. Per quanto riguarda il lavoro, i miglioramenti ci sono, ma attenzione alle spese per la casa, sono, forse, un po' troppe. Moderazione. Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, dunque potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare forze ed energia da riversare con convinzione nei rapporti sentimentali, che latitano. Il sole nel segno vostro alleato del Sagittario vi fa dare un consistente spazio alle emozioni, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Sia che abbiate una relazione stabile oppure un rapporto vissuto in maniera libera, aperta, occasionale, avrete la possibilità, in questa giornata di fine mese, di veder fiorire le pulsioni e il trasporto emotivo. Il vostro segno è celebre per le sue intemperanze, per gli alti e bassi che può manifestare quando è innamorato. Questa giornata avrete modo appunto, di esternare questo tipo di comportamento, pur sottinteso che è sempre supportato dalla vostra sicura solarità, dal temperamento generoso, espansivo, portato a fare il bene dell'altro. Lavoro e denaro. Rampanti negli studi, vincenti a un esame o in corso a una trattativa piuttosto focosa, comunque condotta a buon fine. La velocità che contraddistingue il vostro segno risulta piacevolmente modulata da quel tocco di riflessività che spesso vi manca. Tenete su il tempo, sempre tempestivi ma non affrettati, i risultati sul lavoro ci guadagnano. Gli ostacoli nei rapporti con i superiori e le persone autorevoli sono dovuti soprattutto a piccole incomprensioni, ma anche al vostro atteggiamento forse troppo puntiglioso. Giocate ad armi pari oggi con un collega, che ha ingaggiato con voi una sfida per una partita professionale che vi sta particolarmente a cuore. Plutone, il vostro governatore principale di segno, vi rema ancora contro, specie se siete nati tra il 16 e il 20 di aprile, ma voi non demordete, mettendovi al lavoro, impegnando tutte le vostre forze psicofisiche. Benessere. Prudenza al volante, ma anche in bici, evitate mosse spericolate, non tanto per la vostra incolumità, ma per quella di chi, senza volerlo, potrebbe capitarvi a finire.